Buongiorno, oggi mi trovate qui in bagno perché mi sgridate sempre che inizio i vlogmas già super truccata. Quindi oggi voglio farvi vedere lo step prima del make-up, ovvero quello della skincare, però la skincare della mattina, perché spesso magari vi faccio vedere come mi strucco, come mi prendo cura la sera della pelle, invece oggi parliamo della mattina. Questo anche per dirvi che è molto importante comunque detergere, lavare il viso e idratarlo anche per iniziare la giornata. Io infatti tutte le volte la mattina quando mi sveglio dopo colazione parto con la mia skincare routine e vado ad utilizzare la spazzolina di cui ormai vi ho parlato tantissimo. È questo dispositivo per la pulizia del viso di Foreo, si chiama Luna Mini 2, io ce l'ho fucsia. Ormai lo uso da tantissimo tempo perché è comodissimo. Voi andate ad utilizzare ovviamente il vostro detergente preferito, acqua, e praticamente andate a lavare il viso non semplicemente con le mani, ma facendo una pulizia più profonda. Tra l'altro, le setole di questa spazzolina sono da un lato più piccole, dall'altro più grosse. E questo per avere anche due tipologie diverse di pulizia. Quelle più grosse vanno ancora più a fondo. La cosa bella però di questa spazzolina è che in tutto questo non è per niente aggressiva sulla pelle. Io tra l'altro ho una pelle sensibile, lo sapete, con l'acne, mica acne. Quindi io, grazie a Luna Mini 2, so che la mia pelle verrà pulita a fondo, ma che non sarà irritata o arrossata da qualcosa di troppo aggressivo, perché appunto questa spazzolina non lo è affatto. Adesso vi mostro come la utilizzo. Tra l'altro si può scegliere anche l'intensità, quindi per andare ancora più a fondo nella pulizia. Bagno il viso, applico il mio detergente preferito, lo massaggio leggermente e poi vado a fare tutto il lavoro con la spazzolina. Adesso vado a sciacquarmi, asciugo il viso. Come vedete, il viso non è assolutamente arrossato, non ha cambiato colore, però in compenso è super deterso. Adesso vado a lavare la spazzolina con un po' di acqua calda e la cosa bella di questo dispositivo è che è super facile e veloce da pulire, quindi è super igienico. Io vi lascio qui sotto in descrizione ovviamente il link di Luna Mini 2 e in generale del sito di Foreo, così potete andare a vedere anche gli altri loro prodotti perché sono proprio specifici per una buona skincare. Ci sono un sacco di dispositivi che aiutano tantissimo. Bene, questa era la mia skincare, adesso vado ad idratarmi e anche a truccarmi. Allora, vi spiego un attimo com'è andata tutta la... No, non dico tutta la giornata perché sono le 4, quindi ci può stare. Però allo stesso tempo, sballottata da una parte all'altra, vi devo spiegare che cavolo è successo. Praticamente, una volta tornata a casa stamattina, mi sono adagiata sul letto perché dovevo recuperare un po' di ore di sonno, visto che ho fatto uno sleepover una sera con le mie amiche qua e poi un altro sleepover ieri sera con Muriel. Quindi dovevo un attimo riprendere le forze. Per fortuna in questi giorni, no, anzi, oggi non avevo tanto da fare perché in realtà domani devo tornare ancora a Milano. Quindi per fortuna oggi era un attimo una giornata più libera, quindi mi sono rilassata. Ah, tra l'altro, non so se farvelo vedere oppure no, ma le due amiche che sono state a dormire da me mi hanno fatto già ovviamente i regali di Natale perché poi non ci saremmo più viste prima di Natale. E quindi prima mi sono anche un po' letta un libro che mi hanno regalato, però non so se farvelo vedere perché ovviamente vi farò il video dei regali di Natale. Vi faccio vedere così velocemente perché è troppo carino, molto perfetto per me e per le persone che amano le cose magiche. Si tratta di questo, non libro, librone, perché è gigantesco, è altissimo, ha tantissime pagine. Si chiama Personology ed è il linguaggio segreto delle date di nascita. Quindi praticamente ogni pagina è dedicata a un giorno dell'anno e quindi rispetto ad ogni persona si possono trovare tutte le caratteristiche in vari lati, diciamo, e sfaccettature della vita e della personalità delle persone.
E quindi è un libro veramente super azzeccato per me. E quindi ho iniziato un po' a sfogliarlo perché è veramente super interessante, perché unisce astrologia, magia, tarocchi, tutte cose che a me interessano tantissimo. Quindi ho letto un po' di questo libro, un pochino ho mezzo sonnecchiato, anche se a me non piace tantissimo dormire di pomeriggio perché poi mi sveglio che sto peggio di prima. Quindi le mie occhiaie possono confermare il fatto che non... che ho bisogno di dormire. Stasera magari cerco di andare a letto un po' presto, leggermente. Ciao Giuno! Tra poco usciamo... Si è già messa giù, le stavo dicendo che tra poco uscivamo perché sta nevicando. Adesso vi faccio vedere. E quindi volevo farla uscire in giardino per la neve, perché ha iniziato da poco ma già ha attaccato tantissimo. E però adesso si è adagiata sul letto anche lei. Quindi mi sa che oggi proprio è mood stanchezza, perché in effetti questo tempo così strano, nevica, fa freddo, tende un po' a invogliare le persone a stare in casa tranquilli e dormire. Io volevo anche vedermi qualcosa su Netflix, ma alla fine non mi ispirava nulla in questo periodo. Forse dovrei semplicemente guardarmi qualcosa di natalizio, un film, uno speciale, qualcosa di natalizio, perché, cioè, ridendo e scherzando, manca pochissimo a Natale. Oggi è il 19. What? Oh, mi è arrivato anche un messaggio. Vediamo un po'. È mia mamma che conferma il suo ritorno a casa. Questa è una cosa molto importante, perché con la neve non si può mai sapere. Ah, tra l'altro, mentre ero via mi sono arrivati anche 2 o 3 pacchettini che appunto nessuno era in casa, quindi non hanno potuto consegnare. Quindi spero domani dopo di riceverli, perché altrimenti poi arrivano le feste e devo aspettare gennaio. Quindi speriamo bene. Sono molto curiosa adesso perché ho ricevuto gli avvisi di consegna e non so che cavolo sono. Quindi speriamo. E niente, penso che adesso continuerò con la giornata dedicata al relax. Infatti anche stamattina ho iniziato con una bella pamper routine mattiniera, perché ne avevo proprio bisogno. Anche perché, abitando fuori Milano, ogni volta che vado a Milano sento proprio che l'aria è diversa: inquinamento, batteri, microbi dei mezzi di trasporto pubblici. L'aria è diversa rispetto a qui, quindi serve anche curare bene la pelle dopo queste avventure. In più, adesso che sta nevicando, c'è un freddo che gela, ma anche ieri in realtà si gelava, quindi bisogna curare bene il viso e tutto quanto e stare al caldo. Anzi, già che mi viene in mente, devo prendermi la medicina omeopatica, quindi non è una medicina, la mia cura, perché mi sono dimenticata di prenderla stamattina, quindi sarà meglio prenderla ora, anche perché bisogna prenderla a stomaco vuoto e più tardi devo fare la merenda. Ovviamente devo, me l'ha prescritto il medico, devo fare la merenda. No, però bisogna prenderla lontano dai pasti, quindi la prendo un'oretta prima della merenda. Perché Giuno sta piangendo? Non si sa. Adesso la faccio scendere così vedete la neve. Vedete dove si è posizionata? Sul letto dove ha dormito una mia amica, che adesso lo devo anche risistemare. E tu ti sei fatta la tua cuccetta lì. Amore? È certo. È certo. Vuoi stare comodo, amore? Vuoi stare comoda? Ma smettila di leccarmi sempre. Ragazzi, questa comunque è la situazione che si può vedere dalla mia camera. Purtroppo la zanzariera, quindi non si vede bene. Questo è Giuno che fa versi. Comunque, come vedete, sta nevicando da pochissimo e già ha attaccato tutto quanto. La piscina è quasi gelata e il prato sta diventando bianchissimo. Anche da qui si vedono gli alberi innevati. Bellissimo. Devo dire che questo contribuisce molto allo spirito del... Basta! Continua a piangere! Si lecca e piange. Ehi! Dicevo che la neve contribuisce assolutamente a dare ancora di più lo spirito natalizio, perché adesso mi guardo intorno e sembra davvero, cioè, il paesaggio classico di Natale. Troppo bello, veramente. Continuano ad arrivarmi i messaggi. Adesso io devo controllare cosa fa Giuno, perché quando fa così dopo si mette a mordicchiare le cose. Non vorrei mai che mi rovinasse il mio copripiumino. Guardate la posizione di questa cagnolina. Madonna mia. Dai, andiamo. Andiamo? Brava. Dai, andiamo. Sei pronta? Oh no, è chiuso, Mini. Apriamo subito. La neve. Cos'è? Cos'è? Oh no, nevica, Mini! Hai preso l'osso, ma non era quello che dovevi fare! L'ha già vi... ecco, va a far la pipì. L'ha già vista la neve in vita sua, non è la prima volta. L'anno scorso è stata la prima volta. Oddio, adesso scivola. Attenta!
Che lì c'è il ghiaccio. Oddio, se cade nella piscina siamo veramente... Non dico la parola. Veniva la parola. Siamo veramente tutti. Ma non credo che cadrà. Giulio, ti piace la neve? Cosa stai mangiando? La neve, spero, eh. Oh, è tutta sporca di neve. Sei tutta sporca di neve. Sei tutta sporca di neve. Adesso rientra, dovrò pulirle le zampine che saranno tutte sporche, bagnate. Aspetta, Mini, che ti devo pulire, eh. Aspetta. Aspetta. Eccole qua. Seduta. Brava. Aspetta. Zampa. Zampa. Brava. Guarda, tutta sporca. Questa cagnolina. Scusa, Giuno, come premio che sei stata brava? Vuoi uno stick? Vuoi uno stick, amore? Lo vuoi? Vuoi uno stick? Va bene. Seduta. Zampa. Brava. Guardate come lo guarda. Toh. Io mi vado a recuperare la sorpresina cibosa merendosa di oggi, perché essendo il 19 tocca a me. Quindi adesso scoprirò che cosa mi mangerò oggi del calendario dell'avvento. Vediamo un po' nel 19. Bruno è a corsa. Guarda che non è per te, amore. Ho trovato il Mars. Buonissimo. È uno dei miei preferiti. Ragazzi, giuro, è fissata con la neve. Adesso si è resa conto della bellezza. La sta letteralmente mangiando da terra o anche in volo. Ma Mini, stai mangiando? Cosa stai mangiando? Sta mangiando la neve. Ma sta mangiando la neve. È troppo carina. Guardatela. Sembra un cartone animato. Va proprio in esplorazione. Col naso tutto pieno di neve. Fa troppo ridere. Adesso scivola sicuro. Attenta. Attenta. Allora, volevo accendermi una bella candelina. Vediamo se riesco. Ok, con una mano sola. Mi sa di no, mi sa che devo spegnere la telecamera. Anzi, la metto qua. Così comunque mi vedete. Perché voglio un'atmosfera cozy serale. Tra l'altro questa non ha un gusto tipo troppo dolce, più tipo d'ambiente. E quindi è buona perché ha un profumo rilassante, secondo me. Aspettate che vi metto sul cavalletto, così è migliore l'inquadratura. Stavo recuperando le ultime puntate di Uomini e Donne, perché ovviamente essendo stata via barra impegnata sempre con le mie amiche non sono riuscita a vedere le puntate. E se voi fate conto che potrebbe essere considerata una serie TV e c'è un nuovo episodio ogni giorno, è difficile stare al passo con gli episodi giusti che escono ogni giorno. Quindi me lo stavo recuperando e adesso ho fatto una piccola pausa per terminare alcune cose al computer, però come vi dicevo oggi era una giornata abbastanza tranquilla, per fortuna. Ah, tra l'altro adesso ho anche smesso di nevicare, però ha attaccato bene, quindi se non piove penso che la neve rimarrà anche domani, anche se dicono che pure stanotte deve continuare a nevicare, quindi magari domani mi sveglio che sarà tutto innevato. Già che ci sono con l'inquadratura qui ferma, volevo farvi vedere le due cosine che ci hanno regalato, anzi due, sono più di due, che ci hanno regalato ieri durante l'anteprima di Mary Poppins, perché sono troppo carine. Ah, erano all'interno di questo sacchetto con su Mary Poppins. Eccolo qua. C'erano dei fantastici fazzoletti personalizzati che non voglio utilizzare perché altrimenti li utilizzo, li rovino, non li ho più, quindi li conserverò come ricordo. Poi c'è un'agendina, penso, sì, un quadernino. Sì, c'è scritto notebook, che ha su i pinguini che appartengono anche al primo film, perché all'interno anche del secondo comunque ogni tanto c'era qualche personaggio, qualche riferimento al primo film. Quindi ci sono su i pinguini. Poi c'è un
quadretto che rappresenta un po' i personaggi del nuovo film, vabbè, a parte Mary Poppins, e poi la famiglia che va ad aiutare, che è composta dai due fratelli del primo film che sono cresciuti e adesso hanno dei figli che sono tre. Ed è troppo carino, mi piace tantissimo. Poi una penna che è pazza, la utilizzo subito, la apro e aggiungo alle mie penne perché è bellissima. Praticamente riproduce l'ombrello di Mary Poppins, che ha su questo uccellino che parla e dice le cose tipo fa la spia. Non vedo l'ora di utilizzarla. Ultima cosa, forse la cosa più bella, perché si tratta di un libro con le illustrazioni di Mary Poppins e penso proprio che sia la nuova storia del 2. Ha una borsa prodigiosa, arriva con il vento e fa cose molto molto strane. Mary Poppins, la bambinaia più famosa di tutti i tempi. Sì, penso proprio che sia la storia del film. O forse è la storia originale. Non capisco. In ogni caso, è un libro che secondo me è perfetto proprio anche per i bambini come regalino di Natale. Bellissimo. Detto questo, io non posso dirvi neanche adesso vado a struccarmi perché ho passato la giornata da struccata alla fine, ho deciso così, sempre per far respirare la pelle, perché alla fine se non è necessario truccarsi a volte è meglio non farlo. A parte poi questa macchietta che non riesco a far andare via, per il resto la mia pelle ormai mi sta dando soddisfazioni, quindi ci sta anche lasciarla così pulita senza trucco. E io adesso ho anche un po' di sete, alla fine non ho fatto una merenda che quanto pesante o comunque sostanziosa, quindi a cena mi posso sbizzarrire senza farlo apposta. Non mi sono neanche resa conto del tempo che passava. Vi ho lasciato parlando di cibo e riprendo in mano la macchinetta dicendovi che è ora di cena. Anzi, sono le 20:42. Io mi sono persa via il computer a montare il vlogmas. È arrivata anche Juno che mi ha sentita. Ciao amore, mi viene sempre a prendere, magari io dimentico la strada, allora lei mi fa vedere come si fa a raggiungere la cucina. Sì amore, sì, va bene. Mi aspetti? Se io non mi muovo lei non va. Ah ecco. Bene, quindi sì, è pronta la cena, io mi sono persa via. Ma basta! Ma basta! Sono circondata da carboidrati, cioè, però la cosa mi piace, quindi mi mangerò un po' di pizza. Però anche se non ho fatto tanta merenda, comunque non ho tantissima fame, quindi va bene così. Ah, ma io non ve l'ho mai fatta vedere questa candelina. Forse solo nei primi vlog, ma se l'ho fatta vedere e ovviamente non la prende a fuoco. L'avevo presa da Tiger poco prima dell'inizio di dicembre e ovviamente era molto più alta. Mio papà toglie per fare l'inquadratura migliore. Siamo al 17, in realtà oggi è il 19, siamo un po' indietro. Però per noi è una tradizione ogni anno avere la candelina dell'avvento. Non so se anche voi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se oltre ai calendari dell'avvento voi avete la candelina, perché io mi ricordo sin da piccola che avevamo pure la candela e quindi è rimasta questa tradizione, solo che a volte ci dimentichiamo di accenderla. No, ma io sono rossissima per il caldo. Spero di non avere la febbre, solo che il mio posto... Ma ragazzi, sono rossissima! Il mio posto al tavolo da pranzo è vicino al calorifero. I caloriferi erano altissimi, cioè altissimi, molto caldi. Sto bollendo, sono strarossa! Blush effetto naturale. Comunque, è arrivata la fine anche di questa giornata. Io spero che anche questo vlogmas vi sia piaciuto. Domani, se tutto va bene, dovrei fare il pigiama party natalizio annuale con le mie amiche Glorinda e Letizina. Adesso vedremo che cosa accadrà, perché purtroppo la Glorinda in questi giorni si è sentita male, quindi vediamo un attimo come organizzare la cosa. Però teoricamente domani dovrebbe essere il giorno. Manca sempre meno Natale, perché domani è il 20 dicembre, e io vi assicuro, non lo sto dicendo così per dire, forse lo dirò ogni anno, però quest'anno il periodo natalizio è passato super veloce, velocissimo. Sono proprio scioccata all'idea di quanto velocemente sia passato, forse anche perché ho passato un'intera settimana a letto, che quindi mi ha proprio tipo... È stata una pausa che ha reso più corto il periodo natalizio, perché quei 7 giorni non li considero parte praticamente del periodo natalizio. Vabbè, non so se si è capito il mio ragionamento, ma non ci credo che tra poco, veramente tra pochissimo, è già Natale. Io vi mando la buonanotte in ogni caso, perché vedo la batteria lampeggiare e non voglio che si spenga la macchinetta. Quindi ci vediamo domani alle 5:30. Vi mando un altro bacio enorme. Mua! Ciao!